secondi alla fine di questa prima frazione del Parma, cerca ancora di agire a sinistra con Camara che per un attimo riesce a tenere il pallone in gioco, rinviato poi a cercare Yeboah. Ancora deve arretrare di testa del suo portiere, Yeboah prova a intervenire qui in anticipo su Rinaldi, però arriva prima dell'attaccante dell'Hellas. L'arbitro dice che per questo primo tempo basta così, il parziale vede il Parma in vantaggio per 1-0. Una partita difficile, anche molto intensa a centrocampo, in cui però il Verona ha avuto almeno due grandi occasioni, quella forse più importante con Yeboah per pareggiarla, anche quella di Cancellieri che è passata tanto così dal palo, un Verona che ha dimostrato di essere assolutamente impartita, di non aver subito quantomeno il colpo psicologico del gol di Balo nell'ottavo minuto su situazione di palla da fermo, ovvero una che dunque dà l'assalto almeno al pareggio, perché come vi dicevamo basterebbe un punto al Verona in queste tre partite che mancano ancora al termine del girone di ritorno per ottenere la matematica promozione in primavera 1, quindi questo l'obiettivo. Il Parma in vantaggio per 1-0, ma il Verona cerca di ribaltarla nel secondo tempo.